incredibile, impensabile, inverosimile. Ma se si rivelasse vera, l'ultima voce che puoi ascoltare in certi ambienti, chiamiamoli politici, il monumento a Cipputi che insiste qui di fronte ai laboratori dell'INFN e al centro ricerche dell'ENEA potrebbe far parte di una strategia elettorale. Dunque, cosa dice questa voce? Chi è il dominus di quest'area? Chi è l'uomo politico che abita nelle vicinanze? Messer Peduto, il teorico del buon governo del Messere. Ora, a parte il fatto che Messer Peduto da 20 anni calca la scena frascatana e che abbiamo visto la sua teoria del buon governo del Messere che cosa abbia prodotto, ma la traballante situazione della inerme giunta Spalletta potrebbe portare ad elezioni anticipate. In questo caso, e sempre che Messer Peduto non senta la necessità, dopo 20 anni di partecipazione a maggioranze deleterie per il paese, che figura ci farebbe il dominus di quest'area che non riesce, stando in giunta, stando in maggioranza, stando alla presidenza del Consiglio Comunale di Frascati, che figura ci farebbe a tenere questo monumento all'incapacità sul suo territorio? Ecco, cari amici, se questa voce avesse un minimo fondamento, potremmo veramente dire a Frascati siamo arrivati alla frutta. Oggi, 26 agosto, da via Enrico Fermi, ci vediamo domani, il 27 agosto, come un martello pneumatico finché questa storia non avrà una fine.